minuto di silenzio per Giulia Cecchettin, così il Comitato Unico di Garanzia dell'Università Partenope con la sua presidente Maria Ferrara in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne promuove fino al 28 novembre Partenope Women's Week, una settimana di incontri ed eventi che coinvolgeranno tutte le sedi dell'Ateneo per riflettere insieme sul drammatico e dilagante fenomeno. Oggi inaugurata una panchina rossa alla presenza del rettore Antonio Garofalo a Palazzo Pacanoschi, poi l'incontro violenza contro le donne tra diritto e cultura. In giornata le testimonianze dal carcere con il racconto dell'esperienza diretta di alcune detenute e l'intervento del garante per i detenuti della regione Campania. Poi una rappresentazione teatrale estate con la direzione di Alessandro Balletta. L'Università Partenope già da tempo aveva organizzato questa settimana dedicata alla violenza contro le donne, che purtroppo ricade proprio in un momento estremamente difficile. L'ennesimo episodio, Giulia, una ragazza piena di speranza e voglia di vivere, che insomma alcuni giorni fa, pochi giorni fa, sarebbe laureata in ingegneria presso l'Ateneo, l'Università di Padova, è qualcosa di straziante.